Questa è la storia di Molletto e Molletta. Lui è Molletto. Lei è Molletta. Lui lavora fuori casa, su un filo da stendere. Lei lavora in casa per chiudere i biscotti. Certe volte si trovano insieme sul tavolo e chiacchierano. Poi, chiacchierando da cosa nasce cosa, c'è un avvicinamento. Finché un bel giorno si baciano e poi fanno l'amore nel modo che lo fanno le mollette. Lei sopra, lui sotto, si incastrano così teneramente. Da allora lo fanno molto spesso e, come accade anche a Molletti e Mollette, lei rimane incinta. Il parto va bene e nascono tre bei mollettini. Da piccoli i mollettini fanno lavori giocosi, tipo tenere le cartoline. Un giorno succede una cosa abbastanza terribile: Molletto precipita di sotto. Molletta lo viene a sapere mentre il suo lavoro a chiudere i biscotti. In realtà la cosa non è poi così terribile, perché le mollette e i molletti, a differenza di animali e umani, cadendo anche dal quarto piano non si fanno male solitamente. Il problema, casomai, è il recupero. Se il padrone di casa è pigro, può anche decidere che di una molletta caduta non gliene frega niente e non andare a prenderla mai più. Ma per fortuna un bambino che abita nella casa vede Molletto e lo riporta su e lo lascia sulla porta. Il padrone di casa, per consolare Molletto dello spavento che si è preso, lo lascia lavorare un po' con Molletta a chiudere i biscotti. E così sui biscotti vivono felici e contenti. E anche i mollettini vanno a trovarli e tutti stanno lì a chiudere i biscotti. E questo è il motivo per cui certe volte certe buste di biscotti sono molto 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 ben chiuse.